Ok, buongiorno a tutti, dedichiamo la le lezione di Bishmatami Ram Efraim ben Azaria, Negami, Mishmat Mordechai Ben David. Allora, siamo arrivati al capitolo 3 Mishnah 4 che avete che avete sullo schermo. In questa Mishnah. La Mishnah ci dà le regole cosa. E cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare durante Kolamo moed e nella Mishnah precedente che abbiamo studiato, e continuiamo con, con quella di adesso si parla del divieto di scrivere, di scrivere, tranne nelle, nei casi eccezionali, che, tranne tranne quei casi che vengono citati nella Mishnah che hanno il permesso. Quindi un po' di casi abbiamo studiato nella Mishnah Gimel. E adesso siamo nella Mishnah Dad, Mishnah 4, che dice En shitre shitrechov ba moed. Parliamo, qua la Mishnah parla dei documenti di credito debito. Okay? Il debitore scrive un documento al creditore, a favore del creditore, perché così alla prova. Quindi dice la Mishnah, questo è un documento che si può anche rimandare, non è indispensabile scriverlo durante il moed, quindi non bisogna scriverlo Ok, non si può scriverlo durante il Moed. Quando si sì è permesso, dice la Mishnah, im E no, ma mino. vuol dire il debitore vado dal creditore e dice dammi, dammi un prestito e dice: Ok, ti do, però eh, scrivimi un documento. E, e la persona, cioè il debitore, ha bisogno di questi soldi, ha bisogno anche per il Moed. E senza il documento i soldi non gli arrivano quindi in questo caso è una necessità indispensabile è una necessità particolare per cui in questo caso in questo caso in meno ma mino o se mai o addirittura se proprio è necessario proprio per quei giorni del moed che non ha da mangiare quindi ha bisogno di questo di questi soldi di questo prestito in questo caso ha il permesso di scrivere ok Continua la Mishnah. seferim, Sefarim Tefilin Mesusot Mahmoed. Non solo una scrittura così eh, per una necessità materiale, economica, ma anche una, una, una scrittura cosiddetta spirituale. Uno vuole scrivere un Sefer Torah, Tefilin Mesusot, che è una scrittura dei testi sacri. Anche, questo, anche questi testi non si possono scrivere durante il Chol HaMoed. Ok? perché non è necessario, quindi non è soltanto per le cose mondane, anche per le cose spirituali più elevate, anche questo non si può fare durante il Moed. se non c'è una necessità. E di solito sefer Torah Tefillin non c'è proprio la necessità durante il Chol HaMoed, quindi non è permesso scrivere. E continua la Mishnah, "Ve'en ot besefer Azara." Non solo che non si può scrivere, non si può anche correggere, controllare, perché ogni tanto il siffretto fretta o come sappiamo i filini, ogni qualche anno li mandiamo a controllare. Il controllo, che cosa è? Il controllo è semplicemente. Scusate. Il controllo è semplicemente una lettura, non è una melacha, non è proprio un impegno di scrivere. Uno prende il pezzo di pergamena, lo legge e vede se è tutto corretto. Ok, anche questo non si può fare durante il E Dice la Mishnah a filu Azara, nemmeno nel, nel sefer Torah del Betan Migdash, anche quello non si può perché se uno ha il dubbio. E se Torah magari non è cashier, che lo tro trovi un altro. Se Torah del Vetamik Dash, magari uno pensa che non è casher, si può trovare sempre un altro. Quindi non si può, non solo che non si può scrivere, ma non si può nemmeno eh, correggere, controllare. OK. Rabbi Yudah Omer invece, quando Rabbi Uda Kotev Adam te filin un mezzo le azmo. Se uno scrive per se stesso, per la propria necessità, ok? Non per vendere, non per dare agli altri, ma per se stesso, quindi non è considerato un business, è considerato una cosa di dvar mitzvah, quindi secondo Rabbi Judah è permesso, ok? Vetove al le Ok? E questa è la melakha di proprio di fare tzitzit, ok? annodare il zizzit oppure fare i fili per il zizzit. ok? Quindi secondo Rabbi Uda, secondo Rabbi Uda si può fare, basta che lo fa in modo un po', un po' diverso. L'alakha alla fine dice che si può fare soltanto quando c'è una necessità proprio per, durante, per il Moed. Allora, per il Sefer Torah è difficile trovare una necessità Proprio indispensabile Perché se il Sefer Torah non va bene Si può sempre trovare un altro Nel caso in cui veramente non c'è un altro Sefer Torah In quel caso si può magari correggere eh, tfilin comunque Tefillin Non servono per Chol moed E quindi non si può neanche controllare Quindi sicuramente Né scrivere né controllare Mezzuzot Se uno si trova senza una Mezzuzah E riesce a scrivere da solo Perché è capace di scrivere una Mezzuzah Per se stesso e, e, e nel caso di una, di una necessità indispensabile perché non ha la mezuzah in casa, o magari ha trovato che una mezuzah lì è caduta ed è psula, eccetera. In questo caso li sarebbe permesso perché è considerato le Zorre Chamoed, altrimenti non si può scrivere anche se sono cose spirituali, anche se sono cose sacre. Non si può scrivere. Questa è la Mishnah Dale. Vediamo la Mishnah 5. Questo ritorna a parlare delle regole, regole del lutto durante il Moed. A coveret metto ce lo kodem la regel. Vuol dire, se nel caso che capita chasso khalila un lutto, la Mishnah dice tre giorni prima del Moed. Vuol dire che la sepoltura del morto era tre giorni, almeno tre giorni prima del Moed. Quando entra il Moed, dice la Mishnah, vuol dire che appena entra il Chag, interrompe i sette giorni del luto, come se avesse fatto tutti i sette. Ok? Questa è l'opinione della Mishnah. La Halakha. La Wahhag dice che, che non, è, eh, non, è, non è necessario far passare tre giorni perché così il Hag interrompe. Basta anche un minuto. Vuol dire se uno viene sepolto eh, la vigilia del Hag, il pomeriggio okay, i suoi parenti hanno un'oretta per sedersi per fare il lutto appena entra il Hag viene interrotto come se avessero fatto sette giorni. Quindi viene fatto come sette giorni. Questa è l'alaha. Shemona, se invece sono finiti, sono terminati i sette giorni del luto, prima del moed, vuol dire che c'erano era, otto giorni prima del moed, vuol dire c'erano sette giorni completi, interi, per il luto, e poi, come sappiamo, nel caso di luto, dopo la prima, la prima parte dei 7 giorni di luto c'è cioè la seconda parte dei 30 giorni con i divieti, con delle restrizioni per i familiari che dura fino al trentesimo. Allora anche il trentesimo può essere interrotto a patto che il 7 è già finito. Vuol dire il Hag può interrompere o 7 o 30, ma non tutti e due. Vuol dire se uno si trova durante i 7 giorni di luto entra il hag il sette viene interrotto se invece ha già finito sette giorni del de, de lutto, ed è entrato nella seconda fase dei 30 giorni e poi capita il hag ok anche se è passato solo un giorno dopo i sette giorni del luto dice la Mishnah Shemona vuol dire che se sono otto giorni prima del hag batlahimenu sì. gezerat sheloshim. quindi Scade, interrompe il trentesimo. Ok? Mi pnesce Amru. La regola dice così: Shabbat o la V'enam afseket. Vuol dire Shabbat che capita che cade durante i sette giorni del lutto, lo Shabbat viene contato come uno dei giorni, però V'enam afseket. Ma non interrompe il digiuno. Ok? fa parte dei sette giorni di Lutto anche se il Lutto non viene manifestato pubblicamente ma comunque fa parte dei sette giorni però poi continua, non si interrompe okay? mentre regalim mafsikim ve'enam olim vuol dire se arriva il regel vuol dire il moed, il chag il Yom Tov che sarebbe Pesach, Shavuot, Sukkot Rosh Hashanah e eh, anche Yom Kippur sono considerati muadim, sono regalim in tutti questi casi, se uno ha iniziato il lutto anche per qualche minuto prima, entra il Chag, entrando il Chag, finisce, interrompe, interrompe il lutto. Però, dice la Mishnah, vuol dire, non vengono contati come giorno di lutto. Cosa vuol dire? Che se purtroppo, Hasvei Chagila, se succede un lutto durante il Chol vuol dire, se uno venisse sepolto durante Chol HaMoed, i giorni del Chol HaMoed fino a dopo il Hag non vanno contati come sette giorni di lutto. Vuol dire in questo caso, durante il Chol HaMoed, se fanno il funerale, il defunto viene sepolto, ma si posticipano i sette giorni del luto fino a dopo Chag. Okay? Ovvero fino all'ultimo giorno del Hag fino al Yom Tov Shenish, nella Diaspora, okay? il secondo Hag in questo caso viene contato come uno dei sette giorni, ma comunque i giorni del Chola Moed e i giorni del Moed non vengono contati. Dire qua troviamo la differenza tra Shabbat e Moed, Shabbat, ripetiamo, Shabbat fa parte dei sette giorni, viene contato come uno dei sette giorni, ma non interrompe, entrando Shabbat non interrompe il luto, ma si sospende e viene contato, come sappiamo poi la mozione Shabbat si riprende il luto fino al settimo giorno, questo è per Shabbat per i chagim, per i moedim, mafsikim, vuol dire interrompono appena entra il chag finisce il luto. Perove nam olim non vengono contati nel caso in cui devono, devono cominciare, uno deve cominciare il luto, non incomincia il luto durante il moed, ma incomincia appena finisce il chag. Ok? Ok, qua abbiamo studiato le regole, che qua dobbiamo vedere anche cosa cosa dice la halacha. Abbiamo studiato che eh, il 7 viene interrotto all'entrata del Hag, la stessa cosa anche il 30, se i 7 giorni di lutto sono finiti, sono terminati ancora prima, quindi arriva eh, il, il Hag e quindi si interrompe il 30. Okay? Questo che dice la Mishnah, però bisogna specificare, questo vale per tutti i parenti, per il lutto sui tutti i parenti tranne per i propri genitori. Se uno fa il lutto per suo papà, o per sua mamma, in questo caso il luto viene interrotto durante e quando entra il hag, vuol dire se ci sono sette giorni di luto e, e, e capita e cade il hag, il, il luto viene interrotto. Però il 30 per il padre e per la madre non viene interrotto. Vuol dire per i genitori bisogna comunque contare 30 giorni interi dalla sepoltura 30 giorni. Per le regole di non tagliarsi i capelli, non, non, non tagliare le unghie, eccetera, le regole del 30, mentre per gli altri parenti vuol dire per i fratelli, per le sorelle, eh, marito per la moglie, la moglie per il marito, ehm, in questo caso o il padre, se il padre fa il lutto su, per suo figlio perché il figlio è venuto a mancare, in questo caso eh, se i sette giorni del lutto finiscono, terminano prima del Hag, Entrando il HAG si interrompe il 30, questa è la regola. Quindi per i genitori bisogna per sempre contare 30 giorni interi. Se ci sono delle domande, prego. Vedo che tutto è chiaro. Bene, allora ci vediamo alle 18.30 per la lezione di Pesach. Grazie, Giacomo. Ok, arrivederci. arrivederci. Grazie ragazzi. Arrivederci. Grazie a Siberia Diakov. Arrivederci, arrivederci grazie a voi.